Bene fans, siamo sbarcati, siamo nel viale della stazione, cioè della stazione, del porto. C'è un traffico della Madonna, adesso dobbiamo andare verso destra. Comunque viaggio veramente della speranza, un caldo della Madonna e meno male che va alla cabina. È normale che lampeggi di rosso? Sì, giusto, la GoPro. Sì, sta filmando, lampeggia di rosso. Sì, ok. Adesso dobbiamo uscire da Olbia. Luna non è neanche salutato. Ciao fans. Vuoi raccontare qualcosa anche tu? Se no, poi anche mio nonno mi dice: parli sempre te, non la fai mai parlare. Parla Luna, di qualcosa. Allora, abbiamo patito un sacco il caldo, abbiamo dormito in cabina fortunatamente, però poi ci hanno fatto aspettare tipo un'ora in piedi prima di farci entrare nei garage. E quindi è stato molto... Questa mi sta... non riesco a passare. Zio Pedro. Vuoi aggiungere qualcos'altro? E niente, speriamo che il traffico finisca presto e di scannare un po', prendere un po' d'aria. Ok, comunque adesso dobbiamo uscire da qua dal porto che c'è un puttanaio. Ce n'era un po' meno, ma mi sono fermato a impostare il navigatore per arrivare giù a casa e ovviamente si è accumulato tutto. Occhio che c'è il piaggio qua. Facciamo un po' di slimitate per far togliere la gente, che altrimenti qua non si leva nessuno. Beh, visiera trasparente d'obbligo, perché oggettivamente se l'avessimo tenuto quella scura non avremmo visto niente. Terra sarda, Terra sarda sono io, Terra sarda, siamo appena fuori dal porto di Olbia. Abbiamo trovato due fans in nave, ecco, questo non l'abbiamo raccontato. No, tre. Ah, è vero, tre fans in nave. Abbiamo fatto delle foto, speriamo ci tagghi quando le pubblica, così almeno poi ce l'abbiamo anche noi. Tra l'altro è preso benissimo che abbiamo anche la stessa nave del ritorno, quindi... Ha detto che dobbiamo assolutamente bere insieme. Perfetto. Il più simpatico pare che abbia bevuto vino rosso tutta la traversata. Per fortuna che ha la casa qua a Olbia, quindi deve fare pochi metri, che altrimenti non sarebbe stato il massimo, diciamo, spostarsi dopo tutto quel vino. Comunque questo ragionamento non faceva una piega, Non posso tenerlo al fresco, bevo il rosso, che buono anche caldo. Giusto. Lungimirante, direi. Comunque la cosa che mi fa sempre più piacere è che quando ci trovano dal vero dicono che siamo uguali ai video. Sai cosa vuol dire questo? Non lo so. Che nei video non fingiamo. Ah, beh sì. È tutto improvvisato e spontaneo. Dobbiamo andare verso destra. Ecco, deviazione per Nuoro. Da qua in avanti praticamente ci saremo io, Luna e le mucche. Perfetto. Guarda già come si è svuotata la strada. No, un po' di fresco. Ci sono 30, un po' di fresco, 30 gradi. Beh, un po' di fresco che almeno passa un po' d'aria, si moriva sulla nave. No, hai ragione. Poi di solito fa sempre freddo, questa volta qua faceva caldo. Sì, infatti, l'anno scorso che avevo dovuto mettere la maglietta a maniche lunghe in cabina, freddissimo, boh. Quest'anno ho dormito proprio così, senza niente. Detto questo, adesso ci aspettano 2 ore e 08. Un bel pezzo sarà statale come questa, due corsie. E dopodiché diventerà una corsia un po' più, diciamo, selvaggia. Madonna, non si vede un c***o di niente. Ma dai, non è vero, con la visiera trasparente qualcosa si vede. Sì, ma non andare troppo forte. Ma Luna ha fatto una tiratina giusto per distendere un po' i cilindri. Che puzza di merda. Subito, ti pareva inconfondibile, ci doveva sempre essere. Beh, comunque fans, adesso è tutta statale così, sarà tutta buia, quindi ha poco senso filmare oggettivamente. Direi che possiamo teletrasportarci direttamente in un punto più avanzato dove magari c'è un po' più di luce e qualcosa da vedere. Teletrasporto. Move like the move like. Bene fans, siamo arrivati dove Luna? Siamo arrivati a... non lo so che paese è. Tortolì, come non sai che paese è? Ok, io non sapevo che fosse già Tortolì. Attenzione. Madonna. Che
bel semaforo. Ma che cazzo è? Io non so quando devo andare adesso. Quando riesci, Luna? Boh. Sono venuta, sono passata ma non sapevo chi c'era la precedenza. In realtà quella era la strada principale, c'era allora la precedenza. E però uno doveva girare verso di me. Infatti, sì, hai fatto bene. Beh, comunque siamo tortolì, adesso mancano 3,6 km. E poi siamo arrivati. È stata una strada molto lunga e in alcuni punti c'erano 21 gradi e si sono sentiti. Che freddo, come stamattina presto. Dai, racconta qualcosa, Luna, del viaggio, che poi dicono che parlo sempre io. È stato il viaggio della speranza. Nient'altro, è stato viaggio, appunto. Che contenuto. L'avevo sentito di meno quando l'abbiamo fatto in macchina. L'avevamo fatto in macchina. Manco guidavi tu, eri seduta di fianco. Cioè, te credo, è bella la vita così, eh. E infatti, invece così in moto, col freddo, poi il caldo, poi non so, ecco, poi ci vedo un po' poco perché è buio, invece l'altra volta era giorno. Ecco, quindi diciamo che si è sentito un po' questo viaggio. Io non capisco dove sono le strade, ma comunque la segnaletica è un po' carente. Beh, quella poca che c'è di solito ha i colpi di pallottola, quindi... Ah, beh. Ci sta. Beh, d'altronde con qualcosa devi allenarti. Ma questa strada qua? Questa strada qua non lo so, non l'ho mai fatta. Ma che cazzo? Cosa sono le scorciatoie queste? Ma che ne so, ma prima... Sono le scorciatoie di Google Maps. Ma anche prima mi ci stava facendo sbagliare strada. Meno male che l'ho già fatto tante volte e ho capito che era una cazzata quella che voleva farci fare. Beh, comunque, fans, stiamo andando a casa dei miei genitori che hanno comprato quest'anno, quindi è la prima volta che ci andiamo. Tra l'altro era un rudere quando l'abbiamo vista quest'estate e l'hanno ristrutturata tutta, quindi adesso vediamo che lavoro è venuto fuori. La polizia? Donna, già la quarta pattuglia che troviamo. Devono fare cassa. Ma non credo, la polizia non è la municipale. Dobbiamo far sentire il vicinato che siamo arrivati? Anche perché siamo arrivati per davvero. Io non me la sento, È un po' altino, Io rischio di andare addosso alla colonna. Posso fartelo fare a te? Sì, fallo fare a me prima che cadi, perché ho rischiato anche io. Lo puoi mettere a mano? No, lo faccio fare a lui. Paura di capottarmi. Allora, com'è andato il viaggio, Gioia? È stato... devastante, di giorno è dura. Luna, non urlare che mi urli nell'orecchio. Eravamo qua in ansia che vi aspettavamo. In ansia. Faccio il casco. Faccio il casco. Ciao, ma. Ciao, Gioia. Aspetta che mi spoglio. Signore, ciao, che glielo dico alla nonna, se no mi va in ansia. Beh, Luna, siamo arrivati. Siamo arrivati, sì. Cioè, spegniamo tutto. È stata dura? È stata lunga. A partire di giorno è perché è buio. Anche, sì. Cioè, Luna, togliamo il casco che mi stai stordendo. Many hours later. Rieccoci, abbiamo nel mentre fatto la doccia, abbiamo mangiato qualcosa perché che ore sono? Da 1:20. Ecco, abbiamo cenato a 12:30. Tutto normale, come al solito, anzi forse anche più tardi. Sa che era anche 12:15. E comunque parliamo piano perché in realtà è passata la mezzanotte, quindi non è più il giorno oggi, però ieri, cioè quando siamo arrivati, in realtà che era ancora ieri, era il compleanno di mia mamma. E quindi adesso le diamo il regalo, che non sa niente, e abbiamo deciso di riprendere anche lei nel video. Surprise! Tra l'altro siamo qui a casa loro e domani con la luce vi facciamo vedere anche bene com'è la location. Nel mentre andiamo a fare la sorpresa. Sì, purtroppo non c'è la scatola, ma non ci sta mai nella valigia. Abbiamo dovuto, quando si viaggia in moto, abbiamo dovuto, sì, scomposto. Dalla scatolina gliela diamo al ritorno. Esatto. Auguri.
figuriatti. Wow, grazie. Non c'è la scatolina perché non ci stava in valigia. Non grazie. Ci siamo dimenticati, eh. Grazie, grazie a tutti e due. Grazie. Grazie. E la scatola purtroppo non ci stava in borsa. Che mettiamo su? Intanto metterlo non ci vuole. Eh sì. E la scatola te la diamo quando torniamo. Bello. Grazie, grazie, grazie. Vai Luna, ci stai anche tu? Ma cos'è, una foto o un video? Un video? Ah. Cioè sta continuando il video da prima. Bye bye. Ah, proprio così? Sì, beh, dai, andiamo a dormire che allora. È l'1:20. Ciao fans, siamo sbarcati, siamo in un punto non ben precisato tra Olbia e Nuoro. Ci siamo fermati al benzinaio, solo con tanti, sede che, non so, le carte non gli piacciono. E abbiamo trovato 3 fans in nave, li salutiamo. Non mi ricordo, Nicolò, però gli altri nomi non me li ricordo. Non credo mai di ricordarmi qualcosa. Ok, fantastico. E tra l'altro abbiamo fatto delle foto con loro, se vedete le storie, quando le caricate taggateci, che almeno le salviamo anche noi. Beh, facciamo benzina, con tanti, e poi riprendiamo il viaggio. Ciao, fai?